paese come tutti gli altri, diciamo così, stasera a quest'ora questo film sarebbe stato proiettato a Maxi. Io credo che mi ricorderò per tutta la vita il momento in cui ho letto la lettera che ci è arrivata dal Maxi, perché è stata una cosa sconcertante. Invocare la par condicio in un museo ci è sembrata una cosa talmente assurda, insensata, che proprio non riuscivamo a comprendere i meccanismi proprio intellettuali e logici di un museo dell'arte contemporanea che decide di fare una scelta del genere. È stato una sorpresa, ma anche un simbolo dei problemi che abbiamo nel film Girlfriend in a Coma, identificato il problema dell'ignavia, dell'autocensura. On our cover we were a trifle provocative about Silvio Berlusconi. He sued us for libel and said we were communists. Is proof that I look like Lenin. La sinistra fa sempre il gioco dei berlusconiani, di Berlusconi. È che l'opposizione, la sinistra, che dovrebbe essere progressista, aperta al dibattito, stimolare la riflessione, sembra non raccogliere mai le opportunità che gli vengono date. Il film è propaganda politica, come afferma la Melandri. Non è propaganda politica, no, è un film sull'Italia, dei occhi di un giornalista inglese e un regista italiana. Bill è uno dei giornalisti più influenti nel mondo, quindi pensare che possa essere propaganda significa anche insultare un po' la professionalità delle persone che lo hanno fatto. Può piacere o non può piacere, ma dà comunque un'idea dell'Italia talmente forte e netta che ci spinge a riflettere, no? A interrogarci se davvero siamo visti così come ci vede lui e come ci ha raccontato lui. Questo misero modo tengo l'anima triste di coloro che vissero senza infamia e senza lode. È stato un film interessante, bello, amaro, crudo, però realistico. Qualche stereotipo c'è, però ben celato da uno humor british che l'ha coperto molto bene. I'm just surprised that a foreigner can make a movie about Italy like that and the Italians are just laughing. They are not killing him because it's very critical. Il film è molto simpatico, però in effetti non ha detto assolutamente niente, perlomeno che io non sapessi, e che credo che la maggior parte della gente in sala sapesse. Noi abbiamo bisogno di qualche idea nuova per risolvere, non continuamente di qualcuno che ci dice quello che non va. The Wall Street protesters, the result of an understandable indignation to the functioning of a market that they just don't get. And I don't get it either. And I mean it. Ha una bella immagine in questo film, da un'intervista. Ne esce benissimo, sì. Sembra un po' un guru della New Economy. Ma sembra un profeta, ma scherziamo, è uno che dice agli operai: tu a pisciare ci vai di corsa. Credo che descriva in maniera molto accurata i veri problemi dell'Italia, ma dà le soluzioni sbagliate, cioè di destra. Mi piacerebbe che questa fosse la destra contro cui votare alle elezioni. Vedremo che succederà con queste prossime elezioni, cioè nel senso che o cambia qualcosa o veramente siamo finiti. Speriamo che non finisca come il film. Dal coma è morta poi.